Stiamo entrando adesso nella stazione Mediopadana di Reggio Emilia. La stazione è stata spesso al centro di polemiche per i parcheggi. È l'ora di pranzo e vi faremo vedere adesso la situazione in cui versa il parcheggio della stazione Mediopadana, ancora in attesa che comincino i lavori per il suo ampliamento. Ci stiamo dirigendo adesso verso la zona di carico e scarico delle macchine e dei passeggeri. Le zone di carico e scarico sono occupate da auto in sosta senza nessun conducente dentro, cosa che crea spesso dei disagi alla circolazione quando si tratta di quando arrivano dei treni. Come potete vedere, non è facile muoversi in questa situazione. Da questo punto in poi comincia la sosta selvaggia, senza nessun tipo di regole. Molte sono le auto e i passeggeri che parcheggiano sul marciapiede. E siamo anche fortunati perché di solito ve ne sono molte di più. Questo qui a destra non è un parcheggio, ma i viaggiatori che non vogliono perdere il treno sono spesso costretti a parcheggiare in posti non regolari, spesso rischiando la multa. Questo Ora ci stiamo dirigendo verso l'uscita del parcheggio per imboccare a sinistra un'altra strada che permette di raggiungere altri parcheggi interni. Qui a destra altre auto in sosta dove non si potrebbe, stessa cosa a sinistra. Una strada che dovrebbe essere a due carreggiate diventa praticamente a senso unico. Auto in sosta non regolare anche qui a sinistra. Tutti i viaggiatori, parliamo di una media di 4.100 viaggiatori al giorno che scendono o che partono dalla stazione Mediopadana. Molti di questi usano l'auto e molti di questi sono costretti, per mancanza di parcheggi, a adottare soluzioni di fortuna, come per esempio queste auto che sono parcheggiate direttamente sull'aiuola. Queste altre auto parcheggiate in curva. Fare manovre in questi parcheggi diventa spesso molto complesso e molto complicato perché le auto in doppia fila, le auto in curva, le auto che parcheggiano fuori dagli stalli sono veramente tantissime, ne abbiamo contate a centinaia, come per esempio tutte queste qui a sinistra, rendono veramente molto molto difficoltoso muoversi nel parcheggio. Stiamo tornando indietro verso quello che è stato definito giustamente dai viaggiatori il parcheggio della vergogna, ovvero gli stalli che il comune provvisoriamente ha predisposto, che come vedete sono in mezzo al fango. Situazione anche qui di parcheggio assolutamente irregolare. Una giungla di parcheggi selvaggi in mezzo alla terra. Qua a sinistra dei poveri viaggiatori che devono muoversi in mezzo al fango. Guardate cosa succede. Qui ci stiamo avventurando nella savana, meno male che abbiamo le gomme da neve perché almeno riusciamo a muoverci in quella che è una situazione assurda per una stazione che è stata progettata da un archistar come Calatrava, che ha circa 1,5 milioni di passeggeri all'anno e che potrebbe portare
molti vantaggi per tutto l'indotto turistico e commerciale di Reggio, ma che invece si presenta da mesi in queste condizioni. Basta un po' di pioggia che per giorni i passeggeri sono costretti a muoversi in mezzo al fango e devono attrezzarsi come per un safari.